Scendendo sottoterra, pensai che la mia città era diventata un luogo sconosciuto e ostile. Qui, protetto dalle tenebre della metropolitana, mi sentivo al sicuro, soprattutto quando Barbon disse di avere degli amici alla stazione Arida. E ciao ragazzuoli, benvenuti e ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick. Allora, eccoci qui, a grande, grandissima richiesta con Metro Redux, Metro 2033 Redux. Mi scuso con voi se vi ho fatto aspettare parecchio, ma i giochi in uscita davvero in questi mesi sono stati tantissimi, continueranno a essere tanti, però comunque non era mia intenzione lasciare indietro Metro o abbandonarlo, perché mi è piaciuto molto finora. Vi ricordo che io non l'ho mai giocato, quindi questa è la prima run anche per me, come magari per qualcuno di voi. E niente, mi scuso, ripeto, se vi ho fatto aspettare così tanto. Ritorneranno i gameplay a partire da questo. Partiamo. Ascolta attentamente, questa stazione è controllata dai banditi. Dobbiamo muoverci in silenzio e dare un'occhiata. Se non vediamo i miei amici, ce ne andiamo di corsa. Ok. Magari non parlerò moltissimo, ragazzi, ricordo perché questa grata. E ora? Insomma, in giochi come questo l'immedesimazione è, insomma, importantissimo, quindi tendo a non ci passo. Voler rovinare, okay, questi momenti. Tu resta qui. Con questa bestia alla mia sinistra, un ragno gigante. Vabbè. Entro per primo. Siamo a posto. Ecco, siamo a posto, sì. Alt, chi sei? Ehi, fammi un po' di luce. Oh, guarda chi abbiamo qui. Barbon il trafficante. Senti chi parla. Portami dal tuo capo. Ho degli affari da sbrigare con lui. Il capo? Ma certo, si fa dal capo. Dove altro vorresti andare, eh? Ok, basta così. Sento dei colpi. Altrimenti dovremo trascinarcelo. Avanti, finiremo più tardi. Avanti! Via, via, via. Avanti, dammi il mio caricatore. Spero che i livelli audio, ragazzi, siano settati bene, a posto. Vediamo se si sta dimenticando qualcosa. In caso contrario, ditemelo. Già. Qui ci sono solo topi. Ok, allora andiamo! Ok. Guardate che schifi che sono questi. Sei ancora vivo, ma muori. Ma guardate che schifo. Vanno via come dei popcorn. Guardate. Boom! No, ne hanno già beccato? Ma come hanno fatto? Ma stiamo scherzando, vero? Tra l'altro, ragazzi, scusate, ma non mi ricordo assolutamente i comandi. Ok, scusatemi, secondaria, spara, ok, vabbè, mira. Inventario, equipaggiamento, ok, L3, accendino, medikit sotto, salta, abbassati, usa, inventario, armi, arretrata, corpo, corpo, ok. Ok. Questa è la bastarda. Proviamoci e troviamo quello stronzo. Ecco, stronzo, vieni fuori. Ti devo parlare. Sì, muovo qua. Ma la... Amico, questo è uno stronzo. Uno stronzo. Ok. Trovato qualcosa? Niente. Ah, lo stronzo ha paura. Oh, dove è? Oh.
Che è successo? Cos'è quello là? È morto. Bene ragazzi, muoviamoci. Senza fretta. Ma non gli ho fatto niente io. Tutto ok. Ma è morto da solo. Aia. Niente ragazzi, devo farlo in stealth ma... E muoio qua, muoio. Porca miseria, subito. Ok, andiamo di qua ragazzi, a sinistra magari. Oh cavolo. Allarme, sono qui. Cazzo. Aia, 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 aia. Oh, sei bastardo? Sono ovunque. Carica, via. Ragazzi, volevo farlo in stealth, ma non so come... Cioè, mi hanno sgamato subito. No, no, no. Questo è morto da solo, ma vi rendete conto? Bene, bug, a meno che non fosse Robocop. Prendiamo tutte le lucche. Ragazzi, scusatemi, volevo farlo in stealth, ma non pensavo che aprire la grata mi avrebbe portato a essere sgamato subito. Continuo a schiacciare la levetta analogica a destra per abbassarmi e... Allora, vediamo un po'. Mi scuso ragazzi, lo so, sto snaturando un po' il titolo, perdonatemi. Hai visto il tizio che hanno appena catturato? No, e chi sarebbe? Barbon! Maledizione, non ci posso credere. Tu non mi Come vedi? Ha osato? Quell'idiota di Barbon pensava di bersi un bicchierino col capo per sistemare tutto. Beh, forse col vecchio capo. Aspettiamo qua un secondo. Sul serio, il nuovo babbo ce l'ha con Barbon da molto tempo. Non penso che quel bugiardo ubriacone sarà ancora vivo domani mattina. Il nuovo babbo lo torturerà. Forse, ma sarà... Che cavolo! Vabbè, l'ha ucciso, quell'altro se n'è accorto. Forse non dovevo ucciderlo finché parlava. Aspettiamo qua un secondo, ragazzi. È qua. Questo qua ha dato l'allarme, quindi... Sì, ecco, tu ci vai giù. Dai via. No. Siete scemi? Questi qua lanciano le granate sotto.
crolli tutto. E tu ci muori, eh? No, no. Stronzo, come ci vai giù pesante. Quasi quasi. Lancerai una granata, cioè della dinamite anch'io, ma. C'è troppa luce qui. Muori o no? Devo spiegarti come si fa. Uno dei nostri è stato preso. È stato preso e è andato più che altro. Arriva gente anche dietro. Dove saltava fuori sto qua? Armi scarseggiano, e le munizioni soprattutto. Dov'è? L'ho sentito arrivare. Che diavolo. Vai giù o no? Oh cacchio, non ho più munizioni. Lo stronzo è sotto tiro, ragazzi! Ancora? Cazzo, non mi sento tanto bene. Adesso stare ancora peggio. Non so ragazzi, sto facendo una strage quando questo gioco in realtà, e anch'io prediligerei. Non si spegne questa, no? Un approccio più stealth, però vabbè, insomma, ormai è andato a farsi friggere il tutto, vabbè. Che cazzo? Non l'avevo neanche vista la trappola, porca miseria. Qui dove si va? C'è niente, solo un mucchio di casse, vabbè. Cosa? Prendiamo un po' di cose. Oh, fucilozzo pompa non mi interessa.
È vero che ho anche i coltelli. Ragazzi, perdonatemi, ma... ma... non c'era una... scusate, perdonatemi, ma... vibrazione, va bene, ok. Definiti, spara. Ok, proviamo così. Ah, ok. Boh. Scusate, ragazzi, ripeto. Che non ci gioco da un po'. Con te, bastardo. Rispondi, stronzo. Altrimenti ti sparo. Il guercio. Artyom! Dai! Orca. Puoi abbassare l'arma, giovanotto. Sì, occhio, ti posso distruggere. Una fine triste, ma non certo imprevista per tipi come lui. Mi chiamo Khan. Suggerisco di lasciare questo posto immediatamente. Khan. I compagni di questi banditi si faranno vivi molto presto e preferirei evitare altri spargimenti di sangue. Ok. Torno alla maledetta. L'umidità di questa stazione mi fa venire i reumatismi. Se preferisci fare la stessa fine del tuo amico, resta pure. Assolutamente no. Ma neanche per idea, guarda. Ok, prendiamo un appunto. Qui come Baron nascono con un cappio al collo. Vabbè, insomma. Saggia decisione. Ok. L'arrivo di Khan mi colse di sorpresa. Anche se nello scontro coi banditi avevo avvertito una presenza amica nelle tenebre. Khan mi assicurò che il mio destino non era legato a quello di Barbon, ma mi dispiaceva che fosse morto. Beh, effettivamente sì. Quando un compagno di viaggio muore, anche se il viaggio è stato breve, dà sempre un po' di tristezza, sicuro. Anche se è un videogioco. Beh, ragazzi, con questa frase filosoficheggiante vi saluto. Tengo l'episodio leggermente più corto. Vi ricordo di lasciare un commento per dirmi la vostra, se avete gradito, mi raccomando un bel pollice in su se volete che la serie continui, perché insomma so che molti l'hanno richiesta e continuavano a chiedermi e saranno felici, però se adesso la guardano in pochi è giusto inutile che la faccia, per cui sostenetemi come fate sempre, anche di più. Vi ringrazio, vi ricordo di seguire la pagina Facebook e di iscrivervi se non siete ancora iscritti. Il link lo trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzoli!